sul tema della sovrascrittura, rispetto all'antico, ritengo che non sia una cosa particolarmente nuova, perché in fondo è una cosa che si è sempre fatta. L'architettura è sorta sempre di spolio, nel senso che si è fatta sempre su altra architettura. L'architettura si è costruita su se stessa. Poi, se parliamo in particolare di Napoli, Napoli è una città che si è costruita tantissime volte su se stessa e continua a costruirsi su se stessa. E quindi, come dire, è come se non pagasse mai un debito con il concetto di fine, di stabilità. E questa instabilità è una cosa importante nell'architettura. E quindi sovrascrivere vuol dire disporre la propria scrittura sul testo, diciamo, antico. Ovviamente, tutto è demandato alla sensibilità dell'autore, perché in fondo io credo che se avessi restaurato la Torre dello Zio in stile soprintendenza non avrei fatto un lavoro diciamo che le giovava, nel senso stile soprintendenza non nel senso dispregiativo del termine, ma nel senso di un restauro filologico accorto. Probabilmente, come dire, non avrei aggiunto emozione a una delle tante, probabilmente decine o centinaia di torri costiere che punteggiano la costa dell'Italia meridionale. Credo che bisogna avere come dire, l'attenzione di ancora oggi di fare il restauro capendo quando l'intervento sull'antico, capendo quando la sovrascrittura deve essere preponderante. Ci sono moltissimi casi in cui io credo che la sovrascrittura sia assolutamente necessaria, insostituibile. È importantissima. Non è assolutamente detto che interventi di restauro centrati su un concetto di come dire, rispetto, tra virgolette, del testo preesistente siano interventi che giocano una partita a favore del testo preesistente. Ecco, io credo che si possa anche lavorare sul restauro con materiali addirittura poveri, si può anche lavorare sul restauro prendendosi dei rischi, cosa che in fondo i grandi autori italiani non facevano perché in fondo il loro lavoro sul restauro, tranne per esempio quello di un grandissimo architetto qual era Ezio De Felice, che lo faceva quasi con brutalità in alcuni casi e con coraggio, erano tutti lavori concepiti con una scrittura sofisticata, direi quasi, come dire, sontuosa, se pensiamo agli interventi di Scarpa, dei BBPR o di altri autori italiani importanti come Albini, si può dire di tutto fuorché che, come dire, la loro sia una sostanziale semplicità. Era una semplicità, come dire, assolutamente faziosa, una presa per i fondelli. Tutto era fuorché un'architettura semplice, un'architettura di lusso, sontuosa, aggiunta e che dialogava con coraggio con quello che era il testo precedente.